Siete pronti per il rock? Gli amanti del genere sono stati accontentati. Il sabato catanese, infatti, è all'insegna della musica dal vivo, bassi, chitarre elettriche, capelloni, gambe molleggiate e tanto, ma proprio tanto, spirito rock. Lo spirito rockettaro è lo spirito della nostra generazione, quello che ci contraddistingue. Lo spirito rockettaro è morto nel 1988, però noi tentiamo di farlo rivivere. E ci stiamo riuscendo alla grande. Spirito rock and roll è vivere tutto questo con semplicità, con la voglia di stare assieme, bevendo tanta birra e Coca-Cola. E se questo è lo spirito, la serata non poteva che proseguire per il meglio e diventare un piccolo caso movidaro in città. Pista stracolma di gente, gli organizzatori ne contano quasi 2 migliaia a serata. 2 band contrapposte, gli Adels e gli Strike, e poi balli scatenati che finiscono in piscina. Ragazzi, la spiaggia e il rock messo assieme, voglio dire, è il massimo della vita, è il massimo della musica, è il massimo di tutto. La cosa bella di questo tipo di serata è che hai la possibilità di poter incontrare un sacco di gente nuova, di poter rivedere magari anche vecchi amici, amanti della musica e quindi attirati dall'evento, e poi ha la possibilità di stare in uno scenario spettacolare sulla spiaggia, in riva al mare, con la luna, la musica. Non potevano mancare gli Anelisti Doc. Qualche frecciatina, chiamiamola così, contro le serate gestate senza identità, come gli aperitivi. Ma vaffanculo l'aperitivo. L'aperitivo è quella cosa che dura 6 anni, con la musica lounge che fa addormentare, che ti fa stare sui divanetti. Abolito. Catania ha sempre avuto una grande tradizione rock, merito sicuramente delle vecchie emittenti locali che hanno saputo dare tanto, merito sicuramente anche dei DJ che hanno contribuito a quest'epoca, mi riferisco agli anni 80, passando della musica che è obiettivamente veramente sconosciuta e che oggi a distanza di anni viene apprezzata in serata come questa.